cerco sempre di avere un rapporto con, non con il pubblico, un film lo fa, c'è un regista, uno sceneggiatore, c'è un film e c'è chi lo va a vedere, chi fruisce del prodotto, che è molto importante in ogni film, sono gli elementi essenziali. Io quando ho visto questo materiale, poi quando ho visto il film, io penso che è la storia giusta per il pubblico che va adesso al cinema. Difatti si scateneranno perché interessa. Cioè noi parliamo sempre, io non lo so, io non voglio nemmeno parlare della droga. Io vedo le personalità dei signori che sono degli attori che fanno dei protagonisti del film e sono delle personalità che corrispondono alle personalità dello spettatore di oggi, hai capito? In ognuno poi c'è la sua tragedia, il suo mistero, le ansie, loro esprimono tutto questo che altri esprimono in un'altra maniera, lo esprimono in una forma più dolorosa, però lo esprimono in una formula che chi va al cinema comprende, cioè sono gli eroi della generazione che va al cinema adesso. Non voglio dire giovani o vecchi, al cinema vanno per una questione fisiologica, vanno i più giovani, è sempre stato così, i più poveri che sono sempre i più giovani, e i più giovani vanno al cinema perché escono di casa col bel brutto tempo e se ne vanno, e davanti a questi protagonisti si ritroveranno. Io ho cercato di fare un film con un signore che si ubriacava, di costruire un eroe. Qui mi sono trovato 4, 5, 6, 7 eroi rappresentativi del nostro momento. Buongiorno dottore. Buongiorno. Ciao. 28. A donna! A bella su tutte le note! Che sta a fare qua? Sta aspettando che mi sale. Sai, a me mi sale un po' lenta. Sei troppo fogosa, te. Guarda Deborah invece, da mo' che gli è bello e salito. Sta libidinosa. Si è fatta un perone di roba buona 2 ore fa e poi si è scolata sopra il meta. Se sta vedendo piena roba buona, fate male pia pure a me, no? O sai, a Roma gira solo roba scrausa. Niente da fare, Cesare, ti pare se volevo ti facevo sto favore. L'abbiamo da certi amici di Deborah, che ogni tanto si fanno sti viaggi tipo Thailandia, ne piano 30-40 grammi, la prossima bagno ci mettono in culo, ma poi si spaventa tra loro, capito? Vabbè, te fammi conosce, poi io ci parlo e mi ci metto d'accordo io. Io tento di parlare, cioè per me è una fatica tremenda parlare in italiano. Io non ho capito niente di quello. E secondo me, io non lo so se qua c'è un pubblico cioè particolarmente specializzato, cioè non lo so. Ma di fatto non lo so, se qua c'è un pubblico specializzato, a Roma do girerà sto film, non credo che ci sarà sto pubblico particolarmente specializzato. Non lo so, cioè io non è che ho detto, non c'ho la stessa dimestichezza che c'hai te nel parlare.